lascio la parola adesso a Christian Sbocchi, che è esperto, scusate un attimo, ecco, è esperto in lavori in quota e spazi confinati, in particolare, quindi in generale lavori pericolosi, ma in particolare lavori in quota e spazi confinati, ideatore e proprietario del sistema Safety First e dei protocolli Safety First, in materia di formazione, informazione, addestramento itinerante negli ambienti confinati attraverso un veicolo speciale denominato UMA, Unità Mobile Addestrativa, il quale è un simulatore itinerante per la formazione e l'addestramento di lavori pericolosi, consulente RSPP in ambito di sicurezza e salute del lavoro industriale e nei commissariamenti straordinari prefettizi, formatore per la sicurezza sul lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione e industriale, responsabile di sicurezza Confindustria in Latina, Adi Latina. Allora, sostanzialmente, quando parliamo di lavoro in quota, noi tutti quanti conosciamo bene la norma e io qui ho fatto subito un breve riepilogo, perché in qualche modo la norma ci chiama i cosiddetti lavori in quota, sostanzialmente nell'articolo 107 e nel titolo 4, dando una definizione di lavoro superiore ai 2 metri e quindi come tale noi partiamo da una considerazione che quando siamo a quelle altezze sviluppiamo una sorta di valutazione dei rischi. Io ho fatto un breve richiamo a quelle che sono le norme STAR, le norme OSHA sulla fall prevention. E sostanzialmente gli americani, come vedete, nelle attività in generale, anche nelle fasi di manutenzione, parlano di 4 feet. Un feet è pari circa 30 centimetri, quindi sostanzialmente loro già da 1,20 m sviluppano una sorta di valutazione dei rischi su quelle che sono le attività in quota. È interessante questo perché in pratica andiamo a entrare nel merito di diciamo, argomenti che probabilmente ancora oggi non si conoscono. Normalmente quando si utilizzano le scale, tutti noi sappiamo che le squadre normalmente vengono utilizzate con accessi in quota per salire e discesa. Talvolta però vengono utilizzate anche in postazioni di lavoro e ovviamente quando si fa questo dobbiamo entrare nel merito di alcune considerazioni, magari un po' più approfondite. Generalmente nell'utilizzo di una semplice scala, sappiamo che dobbiamo avere, tra virgolette, qualora dobbiamo fare una postazione di lavoro, una persona che regga la scala e l'altra invece che si fissi, si ancori in un punto d'ancoraggio, possibilmente overhead. Questa è l'immagine di una scala semplice. Per quanto riguarda invece le scale a sfilo, le scale multiple, ovviamente, la stessa cosa funziona più o meno, diciamo, come l'altra. Con una piccola attenzione, una peculiarità, che è quella ovviamente dell'inclinazione, che in qualche modo deve, diciamo, essere valutata sin dall'inizio rispetto a quello che è il piano stabile. Anche in questa condizione, nel momento in cui andiamo a lavorare, l'uomo, l'operatore, il lavoratore che sta in quota dovrà essere fissato possibilmente overhead. Oppure, qualora non ci siano, diciamo, le condizioni, dovremmo cercare di ancorare la scala e successivamente ancoraggio sulla scala. Diciamo, la peculiarità delle nostre attività ha visto che semplicemente tenere una scala, come tutti quanti immaginiamo, potrebbe non essere sufficiente, soprattutto quando abbiamo, diciamo, elevazioni mediamente oltre i 3 metri e mezzo, circa 4, e quindi si è visto che la scala, nella fase più critica, cioè quella di salita e di discesa, laddove deve essere ovviamente ancorata, sostanzialmente ha una spinta importante. Io ricordo che gli infortuni gravi e mortali sulla parte dei lavori in quota, noi generalmente ce l'abbiamo dai 2,50 m ai 5,50 m, dove cioè il tirante d'aria non è ancora garantito. E quindi la fase di salita e di discesa, ovviamente in questo range, ovviamente è molto importante. Quindi doppia spinta e non tenuta. Ancora, in quest'altra slide, è interessante perché nella scala trasformabile si vede l'appoggio del piede diciamo, su dei riferimenti che INAIL per noi è ovviamente è molto importante e ci dà ovviamente la spinta a fare tutta una serie di valutazioni, dove ovviamente partiamo dalla considerazione che in questo caso nella foto addirittura vediamo una persona che può cominciare a fare una lavorazione laddove ci sia uno che spinge sotto, senza andare però a fare un'analisi di quello che è lo spostamento del baricentro superiore. Nella parte, diciamo, del filmato che non si è vista, però giusto così, poniamo sempre l'idea che oltre, diciamo, al fissaggio della scala ci dovrà essere diciamo, un ancoraggio temporaneo, secondo la norma EN 795, sopra la testa, quindi overhead. E
E quando discutiamo di ancoraggi e di lavori in quota, dobbiamo anche immaginare di fare una valutazione su quello che è diciamo, il requisito psicofisico della persona, cioè le misure cosiddette antropometriche. Molti, per esempio, non sanno che le imbragature generalmente hanno una certificazione diciamo, sull'antica tuta, sulla norma EN361, di circa 100-120 kg. Quindi attenzione, perché il fatto che abbiano ovviamente un peso ovviamente dà una determinazione della size, della taglia. Tutte le volte che noi superiamo con il nostro baricentro, che è esattamente più o meno all'altezza dello sterno, la scala o comunque il basamento della scala, tecnicamente parlando siamo già a rischio di cadute. Io ricordo inoltre che tutte le volte che noi abbiamo un arto superiore, questo più o meno ha un peso di 7-8 kg. Quindi immaginiamo che la parte superiore è quella più pesante, ovviamente più gravosa nel caso di incidente. Il punto di vista nell'ambito dei lavori in quota, il superamento di questo punto di baricentro è in qualche modo quasi sempre, diciamo, dimenticato. E l'altra cosa assolutamente, diciamo, importante è la rotazione del busto, perché la rotazione del busto porta con sé ovviamente non solo il superamento, ma anche una instabilità degli arti inferiori. Ultima cosa, e cerco di essere nei minuti che ci eravamo detti, è che quando si lavora in quota spesso e volentieri dimentichiamo di fare una valutazione su quelle che sono ovviamente le manovre rescue, cioè sostanzialmente non immaginiamo cosa possa accadere qualora la persona anche da solo si possa sentire male, cioè possa venir meno. Quindi una delle cose che sostanzialmente si deve sempre tenere in considerazione, e questo spesso non si fa per chi lavora in quota, è quello di prevedere una procedura di discensione o di recupero del corpo. E qui apro una piccola parentesi di qualche secondo, diciamo esortando le persone a immaginare che pur avendo le imbragature dobbiamo ricordare che esiste la cosiddetta sindrome da sospensione, cioè che cos'è? È sostanzialmente quella diciamo sindrome che in qualche modo si verifica quando la persona rimane appesa a un'imbragatura e quindi a un cordino anticatura, anche se in qualche modo può essere vivo e vegeto, quindi non obbligatoriamente privo di sensi, ma anche diciamo nei pieni sensi. Si è visto che le imbragature hanno causato un blocco cardiocircolatorio nella parte inguinale, e quindi sostanzialmente si è visto che più o meno resistiamo circa 15 minuti, dai 15 ai 18 minuti. Dunque è importante, importantissimo, portare giù la persona e fare delle prove, diciamo, su quelle che sono le attività in quota. Io quando parlo di attività in quota non parlo soltanto di scale, trabattelli, ma anche di ponteggi e piattaforme aeree. Una parte importante che però ovviamente vi ho evidenziato qui è in pratica che alcuni contenuti sulla parte di TPI anticaduta la norma non li ha citati, e quindi quasi sempre non si sanno come si effettuano queste attività di formazione e addestramento. Vi apro una piccola parentesi, perché nel Lazio, prima a ottobre del 2012, successivamente nell'aprile del 2014, le prefetture della regione, insieme con INAIL, Confindustria e Regione, hanno approvato un protocollo che si chiama Safety First, che è sostanzialmente legato a quelli che sono i temi degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento, all'interno del quale però si parla anche di addestramento su DP e terza categoria. Quindi è un utile, diciamo, riferimento per ricordarsi che nel momento in cui si fa formazione e addestramento su DP e terza categoria ante caduta, ci possono essere degli utili riferimenti per come fare gli addestramenti al fine di testare le capacità e i requisiti delle persone. Concludo dicendo sostanzialmente che bisogna andare a fare una valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, sui DP e sulle attrezzature più adatte, sull'idoneità psicofisica del personale, un'efficace formazione e addestramento dei lavoratori e una procedura di possibili scenari di emergenza da tenere sempre in considerazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, rimango a disposizione per eventuali domande. Mi scuso se il video non sono riuscito a farvelo vedere, però credo di aver rispettato il timing che mi si è dato. Grazie a tutti. Grazie Christian, molto interessante anche questa presentazione, sei stato perfetto con i tempi.